Sabato mattina scorso, nell'azienda ospedaliera Marche Nord, nel presidio San Salvatore di Pesaro, il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il direttore dell'azienda ospedaliera Maria Capalbo hanno inaugurato i nuovi spazi e le nuove apparecchiature della centrale di sterilizzazione. La struttura è in grado di eliminare dagli strumenti chirurgici e dalle attrezzature medicali, dopo il loro utilizzo, qualsiasi microorganismo, garantendo la sicurezza del paziente sottoposto a intervento chirurgico o a trattamento ambulatoriale. Ogni giorno dispositivi medici come ad esempio pinze, forbici, divaricatori, strumenti per la protesica e la traumatologia, kit di medicazione e di vari reparti ambulatori dopo l'utilizzo vengono lavati, confezionati e sterilizzati, ricondizionati, attraverso procedure che hanno il compito di renderli sterili, sicuri fino al nuovo impiego. L'importo complessivo della realizzazione della centrale è stato quasi di 1,5 milioni di euro, che ha interessato i lavori di adeguamento strutturale e impianti, la fornitura di strumentazione tecnologica e arredi. Grande soddisfazione è stata espressa dal governatore delle Marche Ceriscioli, che ha sottolineato come nella conferenza delle regioni le Marche anche quest'anno si confermano tra le prime 3 regioni benchmark in tema di sanità. Ma noi abbiamo finanziato gli investimenti in maniera importante, investimenti a 360 gradi nelle tecnologie, perché un'azienda ospedaliera di secondo livello deve sempre presentarsi con elementi di qualità. Poi i percorsi, alcuni sono più lunghi, alcuni più brevi, dipendono spesso non dalla volontà di chi ci lavora. Marche Nord in generale è fra le realtà marchigiane più veloci nel trasformare le risorse in realizzazioni. Si accresce con questa disponibilità la qualità tecnologica di questa struttura, un impianto in grado di soddisfare il fabbisogno dell'intera area vasta, è un tassello in più, insomma, su un percorso che ha visto in questi anni avere più personale, più primari, ognuno specializzato per le proprie attività, e tecnologie che hanno fatto fare grossi salti in avanti, dalla robotica alla diagnostica, insomma, tutto quello che è l'insieme di attività che svolge Marche Nord. I maggiori fruitori del servizio, operativo dalle 7 alle 24 dal lunedì al venerdì, sono proprio le 8 sale operatorie del San Salvatore. La struttura, situata al padiglione A nel seminterrato, poco conosciuta ai più, in realtà è la colonna portante dell'intero sistema ospedaliero, perché quando si pensa al funzionamento delle sale operatorie o degli ambulatori, molti particolari sfuggono all'osservatore esterno. Oggi si inaugura la nuova centrale di sterilizzazione, nuovi spazi, 550 metri quadrati e nuove attrezzature, una tecnologia di eccellenza che consente di lavorare con più qualità, più sicurezza e soprattutto ridurre i tempi di lavorazione.